Primo maggio, giorno dei lavoratori, voi siete diventati in questo tempo il simbolo, e non dico che sia e non è assolutamente una frase fatta, perché senza il vostro lavoro penso che non ce l'avremmo assolutamente fatta. E mi emoziono un po', devo dire, perché è già la terza o la quarta volta che ci troviamo più o meno nella zona del nostro ospedale, un luogo di sofferenza. È stato ancora di più e lo è oggi con questa situazione epocale. Stiamo vivendo un tempo quasi da guerra. Volevamo manifestare la nostra vicinanza a voi tutti, anche quelli ovviamente che non sono presenti, e alle persone che adesso sono ricoverate e che voi con grande attenzione, anche umana, non solo professionale, curate e state assistendo. Speriamo che questa situazione si ricomponga e si risolva nel più breve tempo. È tante volte che ce lo diciamo, però ci dobbiamo credere e dobbiamo essere convinti che ci sarà una vita nuova, un tempo nuovo, dove potremo riprendere le relazioni umane in modo anche più ravvicinato, perché abbiamo capito che quanto siano importanti i contatti umani. Ci sono i cellulari, i social, abbiamo tanti mezzi per parlarci e per vederci e per sentirci, però quanto vale uno sguardo dal vivo, quanto vale una stretta di mano, un abbraccio, penso che non ci sia niente che possa essere uguale, assolutamente. Anzi, credo che capiremo quanto ancora di più quando riprenderemo i contatti umani, quanto sia importante stare vicini in modo solidale e con reciproca, passatemi il termine, anche affetto, anche se non ci conosciamo direttamente. Quindi ancora un grande grazie da parte di tutta la comunità guastallese, e voglio anche dire di tutto il territorio che questo ospedale serve, la Bassa Reggiana. Io ho anche questa veste di presidente della Bassa Reggiana e mi sento di portarvi i saluti di tutti i sindaci della Bassa Reggiana che in questi tempi hanno lavorato assieme a tutte le nostre comunità per saltarci fuori più presto. Grazie di cuore ancora, trasmettete ai vostri colleghi queste parole che sono molto semplici, però vengono dal cuore. Grazie.